Ben ritrovati con Campania Live, cari amici, buongiorno. Il nostro appuntamento quotidiano torna puntuale in diretta sul canale 16 con i nostri ospiti, collegamenti con l'informazione in tempo reale, spazio poi alle nostre rubriche. Bene, oggi parleremo del ruolo della protezione civile in Campania. Come tutti sapete, proprio nei giorni scorsi in diverse città della nostra regione ci sono state anche delle esercitazioni importanti che hanno coinvolto la popolazione. Bene, noi con i volontari parleremo del ruolo della protezione civile, ma anche di quello che è importante sapere, di cosa la popolazione deve sapere. Poi, come sempre, spazio alla nostra rubrica dedicata ai libri, ma spazio anche alla cultura e alla musica. Partiamo però dai collegamenti con le redazioni di 8 Channel. Andiamo subito a Salerno dal nostro Giovan Battista Lanzilli. Buongiorno Imma, buongiorno a te, telespettatori e agli ospiti di Campania Live. Giovan Battista, so che domani c'è una, non vorrei sbagliare data, ma c'è un appuntamento importante che a Campania Live abbiamo seguito, ma dal sito vedo anche tanta cronaca. Quindi da cosa partiamo oggi? Allora sì, assolutamente non ti sbagli, però cominciamo dalla cronaca, come giustamente sottolineavi tu, perché anche oggi è una giornata significativa per Salerno sul fronte dell'immigrazione, perché notizia di questa mattina del ritrovamento di 9 clandestini, per lo più di nazionalità curda e siriana, all'interno di un container, di una nave cargo battente bandiera turca, all'interno del porto commerciale di Salerno. I clandestini sono stati trovati proprio al porto commerciale, per alcuni di essi si è reso necessario il ricovero in ospedale, insomma anche per controllare le loro condizioni di salute. Sul posto ci sono gli agenti della squadra mobile e della Digos. Ma proprio a proposito di migranti, insomma, notizia di queste ultimissime ore dell'imminente sbarco di una nuova nave ONG, la Itamari, che è attesa al porto di Salerno con ogni probabilità domani mattina. Manca solo l'ufficialità, ma non dovrebbero esserci grosse difficoltà da questo punto di vista. Dicevamo, a bordo della Itamari ci sarebbero 37 cittadini di nazionalità siriana soccorsi nel Mediterraneo, e quindi insomma nel pomeriggio è prevista in prefettura una riunione organizzativa per fare il punto. Lo abbiamo detto tante volte, Salerno si conferma ancora una volta città dell'accoglienza, con una macchina particolarmente rodata ed efficiente, insomma, che ha fatto del secondo scalo della Campania uno degli approdi sicuri utilizzati, diciamo così, dallo Stato per dare appunto accoglienza a queste persone che scappano da fame, guerra, da semplicemente situazioni di vita impossibile, alla ricerca di un futuro migliore. Quindi, diciamo, salvo imprevisti, manca solo l'ufficialità, ma è in programma domani pomeriggio lo sbarco. Però, cambiando decisamente argomento, giustamente oggi siamo anche alla vigilia, come ricordavi tu, di una notizia particolarmente, di un evento particolarmente importante, vale a dire Luci d'Artista. Ci siamo finalmente, era stata ufficializzata nei giorni scorsi l'accensione, è stata confermata per domani pomeriggio alle ore 17 l'accensione, con la cerimonia che è in programma all'interno della Villa Comunale, dove anche in queste ore, ma rispetto agli anni scorsi, insomma, c'è una sorta di corsa contro il tempo, mentre gli ottimi registi Paolo e Fabrizio ci fanno vedere anche sul sito gli eventi collaterali, perché lo abbiamo detto tante volte, non c'è solo l'illuminazione, ma ci sono anche eventi, in particolare musica, arte, eccetera, a ricordarci e a ricordare soprattutto ai nostri telespettatori, insomma, quanto l'evento Luci d'Artista sia importante nell'ambito del comparto economico per la città. Tornavamo però all'evento. Domani 17, la prima inaugurazione di consueto in Villa Comunale, prevista la presenza del sindaco Vincenzo Napoli. Non è stata annunciata quella del governatore De Luca, ma ci sentiamo di essere abbastanza certi del fatto che ci sarà anche lui, come di consueto, alla tradizionale accensione. Dopodiché la carovana delle Luci d'Artista si sposta nella zona orientale, 18:30, piazza Caduti Civili di Brescia, per dare attenzione, diciamo così, anche alla zona orientale. Dopodiché questa mattina, Imma, sono state ufficializzate proprio pochi minuti fa anche le accensioni delle altre installazioni e dell'albero di Natale. Abbiamo una data, è quella del 6 dicembre, quindi possiamo già dire che saranno accese l'albero di Natale e le installazioni in piazza Flavio Gioia, che, come tu ricorderai, sono quelle che di solito
Insieme a quelle della villa comunale sono un po' le fè, quelle che garantiscono l'effetto wow, no? Per bambini e grandi, ma anche per gli adulti, lo possiamo dire. Noi ci nascondiamo dietro i bambini, ma siamo anche noi spesso che ci facciamo prendere dall'emozione. Quest'anno sono un po' in ritardo per questioni tecniche, saranno accese quindi il 6 dicembre in piazza Flavio Gioia insieme all'albero di Natale. Ultimissima cosa che ti volevo dire, poi lascio a te per le domande, c'è anche la data per quanto riguarda la chiusura delle luci d'artista che quest'anno si spegneranno il 2 febbraio, questa edizione si spegnerà il 2 febbraio 2025. Quindi assolutamente possiamo già dire c'è tempo per visitare le luci. Noi spesso qua parliamo dell'importanza, no? Della sfida della destagionalizzazione che Salerno in qualche modo ha anticipato, da tempo punta su questo. Io sicuramente Giovan Battista parleremo ancora delle luci nel corso di questa edizione di Campania Live, nel corso dei prossimi giorni. Solo un'informazione. In apertura ci parlavi di un nuovo sbarco. Salerno si conferma città dell'accoglienza. A Salerno ci sono tante realtà associative. C'è già qualche realtà che ha comunicato cosa tutti noi possiamo fare per sostenere chi arriva nella nostra regione? Sì, ma hai fatto bene a ricordarlo perché c'è sicuramente, è importante il ruolo istituzionale. Il Comune di Salerno, così come diciamo previsto dalla normativa, si fa carico dei minori non accompagnati. Adesso cerchiamo di capire se a bordo di questa Itamari ce ne sono, quindi diciamo il porto di sbarco, in questo caso Salerno, si farà carico dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Sono tantissimi ragazzi che nel corso degli anni, insomma, hanno trovato accoglienza qui e che magari sperano, perché no, di avere un futuro migliore anche con le adozioni. Notizia di qualche mese fa, insomma, di un protocollo firmato proprio in prefettura per velocizzare queste pratiche. Però, giustamente, come sottolineavi tu, non c'è solo la parte istituzionale, ma ci sono gli enti, le associazioni, il terzo settore che sono fondamentali. Allo sbarco l'abbiamo visto tante volte, l'abbiamo raccontato anche durante le edizioni dell'informazione, il TG News e sul sito 8pagine.it c'è la Croce Rossa, c'è la Misericordia, c'è la Caritas, oltre alle forze dell'ordine, ovviamente, per la parte relativa alla sicurezza e all'identificazione, e a testimonianza, insomma, di un gioco di squadra che la Prefettura di Salerno è capace ogni volta, insomma, di mettere insieme per, come dire, provare a dare accoglienza a queste persone. La Caritas si fa carico molto spesso anche, diciamo così, dei beni di prima necessità, a volte vengono organizzate anche delle raccolte specifiche, ma non solo la parte, diciamo così, religiosa di Salerno, ci sono anche tante associazioni laiche che sono in campo e che molto spesso nel silenzio danno una mano fondamentale al comune, alle istituzioni, appunto a garantire un'accoglienza dignitosa a queste persone. Grazie Giovan Battista, mi fa piacere con te ricordare che noi in questi mesi racconteremo sì l'accensione delle luci a Salerno, il Natale a Napoli, nelle aree interne, tanti eventi, ma siamo pronti come sempre a dare voce anche a chi scende in campo per fare in modo che chi vive un momento di difficoltà, in qualche modo alleviare queste difficoltà. Sempre tante le iniziative, noi le racconteremo, grazie Giovan Battista. Grazie a voi e buona trasmissione. Grazie Giovan Battista Lanzilli, io mi collego anche al sito 8pagine.it che abbiamo già visto con il nostro collega da Salerno, andiamo anche a Napoli, strade di sangue, due incidenti in poche ore, muore un 17enne, grave un 49enne, schianto fatale a Marigliano, altro grave sinistro a Qualiano. E come dicevamo anche in questo caso troviamo veramente tanta cronaca e purtroppo in primo piano si parla ancora di un tema che abbiamo affrontato tante volte nel corso del telegiornale, ma di cui, come sapete, abbiamo parlato anche a Campania Live. Sanitari aggrediti, emessi quattro provvedimenti di avviso orale, provvedimenti emessi dalla divisione anticrimine. Sapete benissimo, ve lo abbiamo raccontato, ne abbiamo parlato, le misure sono state intensificate, inasprite, potremmo dire, per fermare questo problema. Io non lo chiamerei un fenomeno, ma questo problema delle aggressioni ai danni dei sanitari, di chi quotidianamente lavora per salvare delle vite umane. Ed ancora ci sono aggiornamenti che arrivano purtroppo dalla tragica esplosione di Ercolano, tre morti, come ricorderete, nello scoppio della fabbrica, il 38enne resta in carcere, autopsie per le giovani vittime, poi i funerali. Da Napoli andiamo a Caserta.
E purtroppo anche in questo caso veramente tanta cronaca, ma lo sapete, siamo in tempo reale collegati con l'informazione, è nostro dovere aggiornarvi rispetto a quello che sta accadendo per poi avere ulteriori aggiornamenti nel corso dei diversi appuntamenti con l'informazione di 8 Channel alle 14, in serata alle 19.45. Dicevamo, la cronaca ancora in apertura di Caserta, terribile invasione di corsia, autoscaraventata nella scarpata, un morto, la tragedia nel casertano dei pressi dell'uscita di Cirignano di Aversa. Mi comunicano dalla regia che abbiamo ancora un collegamento. Paolo Romano, chi abbiamo in collegamento? Bella, da Napoli, andiamo a Napoli. A te la linea. Buongiorno, buongiorno Imma da Napoli, siamo su via Partenope, lo splendido panorama di via Partenope, si parla di mobilità sostenibile, un convegno della Federico II che ha visto protagonisti anche altre università e aziende, tutto improntato sulla elettrificazione. Il tema della elettrificazione non solo delle linee ferroviarie, chiaramente è un tema importantissimo qui al sud, come è noto, con le infrastrutture in divenire come la Napoli-Bari, ma anche a livello di auto, di porti, di aeroporti, con la mobilità elettrica anche dal punto di vista dei velivoli. Il convegno di oggi parlava appunto di questo, di come a breve velivoli elettrici ed elettronici sostituiranno completamente il taxi su gomma, un qualcosa di avveniristico. Abbiamo chiesto se questo sia il futuro, hanno risposto no, questo è il presente, un tema che oggi a Napoli si declina anche in altri ambienti, come ad esempio alla stazione marittima, dove si è parlato di porti e interporti, insomma, perché il futuro, lo sviluppo del sud di una città come Napoli passa anche dai suoi hub come l'aeroporto di Capo Chino, come il porto, specialmente in un momento in cui il turismo la fa da padrone. Quindi il tema della mobilità e della mobilità declinata al futuro oggi è cruciale nella città di Napoli. Non so se hai domande da studio. No Cristiano, grazie, si parlava di un tema, ti abbiamo ascoltato con attenzione, un tema cruciale, mobilità sostenibile, spesso come giustamente dicevi si parla, quando si parla di questi temi si dice si parla di futuro, invece ti hanno sottolineato si parla di presente. Grazie Cristiano Vella. Grazie a voi, buona giornata. Noi rientriamo in studio per pochissimi secondi perché siamo pronti a breve per andare anche a Benevento. Intanto io mi collego sempre al sito ottopagine.it e in apertura di Benevento anche in questo caso una tragica notizia, giù da un sol palco. Alto 3 metri, la tragica fine di Pasquale che aveva 51 anni, il dramma sul lavoro a San Salvatore Telesino nel 2020. Questa mattina la discussione, nelle prossime ore la decisione del GUP Loredana Camerlengo. Gli approfondimenti e gli aggiornamenti nell'articolo a firma di Enzo Spezia. Sempre a Benevento, ancora in primo piano, colpo dei ladri a San Lorenzello, rubato un Rolex, furto nella tarda serata di ieri nel centro della Valle Telesina. Ma Paolo Romano in regia mi comunica che siamo pronti per collegarci anche con Alessandro Fallarino da Benevento. A te. Sì, ma buongiorno a te, buongiorno ai nostri spettatori. Sì, è vero, ancora ladri in azione nel l'ennesimo colpo proprio in Valle Telesina a San Lorenzo, sul quale furto, sul quale sono ora in corso le indagini dei carabinieri anche per fare l'inventario di tutto il materiale rubato, sparito. Allo stato si sa infatti soltanto di questo Rolex che è stato portato via dai malviventi, ma la notizia del giorno dal Sannio è l'appello e l'ira del sindaco Mastella sul caro trasporti, caro biglietti ferroviari, specialmente in quelle date in occasione del Natale. Infatti il sindaco ha denunciato centinaia di euro per raggiungere Benevento da Milano, ha fatto anche un esempio del costo preciso di un biglietto che attuato è una cosa inverosimile che non va bene. Ed è per questo motivo che ha deciso nelle ultime ore di scrivere ai vertici dei gruppi ferroviari, quindi RFI, Italo ed anche altri gruppi di trasporti, per chiedere loro proprio di esporre un piano
di mitigazione dei prezzi, proprio per quelle persone che lavorano al nord, studiano nelle o studiano nei centri del centro-nord e in occasione del Natale desiderano raggiungere di nuovo la città di origine, il Sanno, la provincia di origine. Ebbene, mettere in condizione tutte queste persone, che poi sappiamo bene sono migliaia di persone, di poter acquistare a prezzi calmierati un biglietto di ritorno al sud. Adesso si spera che questo input sia recepito dai gruppi, ovviamente Mastella ha anche precisato nel pieno rispetto delle politiche aziendali, però è un appello, è un invito esteso peraltro, inviato anche al ministro per i trasporti e le infrastrutture Matteo Salvini. Notizia invece in di cronaca dell'ultima ora: c'è in atto a Sant'Agata dei Goti un incendio nelle campagne della città saticulana. Sono in azione i vigili del fuoco. Dovrebbe trattare di un capannone, di un grande capannone agricolo, però pieno di materiale. Eventuali sviluppi di questa notizia sul sito 8pagine.it. Sì, grazie Alessandro Fallarino. Grazie a te, Emma. Grazie Alessandro, e noi restiamo nelle aree interne, linea a Paola Iandolo da Avellino. Buongiorno Imma. Allora, questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura ha preso il via il ciclo di incontri sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti. L'iniziativa fortemente voluta proprio dal prefetto Rossana Riflesso è organizzata in collaborazione con tutte le istituzioni, le agenzie del territorio, tra cui anche l'ufficio scolastico provinciale, proprio impegnate su questa tematica e con l'obiettivo di sensibilizzare proprio i giovani sull'importanza della guida sicura anche alla luce dei numerosi incidenti stradali anche mortali. Ricordiamo solo ieri a Mirabella Eclano è morto un giovane di 18 anni che si è scontrato con un'auto ed era in sella alla sua moto. Quindi dicevo, un'iniziativa fortemente voluta proprio per sensibilizzare appunto i giovani sull'importanza della guida sicura. Il programma che cosa prevede? Una serie di incontri teorici e pratici che saranno itineranti e toccheranno alcuni comuni della provincia in modo da raggiungere il maggior numero di studenti neopatentati o prossimi proprio al conseguimento della patente. La giornata inaugurale, quindi, che è stata proprio questa mattina, è destinata a 120 studenti delle scuole di Avellino. Poi in Piazza Libertà ci sono stati ulteriori spunti educativi, partendo dagli stand informativi alla visita del pullman azzurro della Polizia di Stato e poi ci sono state altri stand della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, delle associazioni vittime, dei familiari della strada, e oltre poi ci sono state anche attività pratiche e simulazioni proprio che hanno coinvolto e visto protagonisti gli studenti. Bene, da Avellino è tutto, ti restituisco la linea. Ed eccoci tornati in studio. Come vedete, ho raggiunto il nostro salotto. Vi presento subito gli ospiti presenti in questa prima parte di Campania Live. È con noi Francesco Giacobbe della Protezione Civile di Flumeri, della rete Campania 2020. Francesco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. E vi presento anche due giovanissimi volontari, perché in apertura vi ho detto avremmo parlato anche del ruolo dei volontari della Protezione Civile, ma anche del ruolo della comunità nel corso delle varie manifestazioni che abbiamo visto proprio nei giorni scorsi in diverse città della nostra regione. Gerardo Andreottola. Buongiorno a tutti. E Francesco Pio Del Vecchio. Buongiorno, buongiorno. Loro sono giovanissimi, ma sono tra i tanti giovanissimi volontari, vero Francesco, della Protezione Civile, che scendono quotidianamente in campo, non solo in occasione delle calamità, dove sappiamo il ruolo diventa fondamentale, ma anche negli eventi che nelle scorse settimane abbiamo visto coinvolgere diversi territori e diverse popolazioni per fare formazione e informazione. Esatto, informazione in modo particolare, quindi si è colta l'occasione dell'anniversario del terremoto
del 1980, quindi siamo a 44 anni dall'evento che colpì duramente l'Irpinia, e quindi Sant'Angelo dei Lombardi ormai da anni diventa l'occasione per lanciare questa campagna informativa. Quest'anno abbiamo avuto anche l'onore di avere i due ministri, sia il ministro della protezione civile che il nostro, chiamo ministro perché è del nostro territorio irpino, Piantedosi, che è il ministro degli interni, oltre alle nostre dirigenze, quindi dalla dirigente della protezione civile, la dottoressa Claudia Campobasso, e il dirigente generale, il dottor Italo Giulivo. È stato un evento dove abbiamo potuto mettere a disposizione, anche in esposizione, le attrezzature, i materiali, le competenze, le specializzazioni, come ad esempio le tecnologie avanzate per quanto riguarda la ricerca dispersi con l'ausilio dei droni, e oltre a tutto il materiale ultimo che è stato proprio acquistato dalla regione per far fronte alle calamità di tipo idrogeologico. Tant'è che proprio la giornata di ieri è stato fatto l'evento di commemorazione della frana di Ischia, che è giusto 2 anni fa. Questo evento, quindi, che risale al 2022, provocò oltre le vittime, ma dei danni che sono ancora oggi evidenti per chi va ad Ischia. Insomma, i danni furono anche danni importanti che ancora hanno lasciato una traccia sul territorio. E questi momenti commemorativi servono per un motivo principale, cioè quello di divulgare l'idea della prevenzione, della previsione pure degli eventi, ma anche quello di portarci a capire come poter far fronte a questi eventi emergenziali. Quindi la struttura della protezione civile cosa fa? Noi in questo momento stiamo puntando tutto sulla prevenzione e soprattutto sull'informazione, cioè dare nelle mani del cittadino uno strumento importante. Annuncio importante che ha fatto il dottore Italo Giulivo, il nostro dirigente generale, che a breve ci sarà questo bando di 15 milioni di euro per i comuni campani per poter aggiornare i piani comunali di protezione civile. L'ultimo bando era del 2015-2016 e adesso c'è un ulteriore bando per l'aggiornamento. Quindi già annunciato questo, quindi credo che per l'inizio dell'anno prossimo avremo un bel po' da fare, soprattutto per portare i comuni non solo a fare la progettazione, ma soprattutto a metterla in pratica con delle esercitazioni nelle piccole comunità. Perché è così importante coinvolgere la popolazione? Noi ne parliamo oggi perché ci sono state, come avete visto, delle date importanti da ricordare. L'evento a Sant'Angelo dei Lombardi è stato proprio nel segno della prevenzione sismica. Ma Francesco Giacobbe, quanti anni sono che fa il volontario della protezione civile? 32. Esatto. 32 anni, ricordava l'importanza anche dell'informazione, tant'è che voi siete spesso disponibili anche con noi a parlare, per parlare alle persone, perché questi eventi, far conoscere quelle che sono le nuove tecnologie messe a disposizione dalla protezione civile, a disposizione della protezione civile, ma anche la popolazione deve saper cosa fare. Ci parlavi dell'aggiornamento dei piani comunali e poi è fondamentale anche comunicare ad ogni cittadino cosa fare in caso di calamità naturali. Esatto, tant'è che ultima grande esercitazione è stata l'Exe Flegrei, che è stata fatta, diciamo, nell'area dei Campi Flegrei, proprio per portare i cittadini a contatto con quella che è la macchina del soccorso, cioè proprio si sono effettuate queste evacuazioni proprio dei cittadini, spostandoli fisicamente con gli autobus dalle loro aree di attesa fino alle aree di ammassamento, e dalle aree di ammassamento ai treni pronti in partenza per le città. Quindi, e questa è stata fatta, diciamo, un mese fa, è stato fatto l'evento con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e con tutte le figure preposte all'attività di protezione civile. Ripeto, l'informazione che noi iniziamo già da anni con le scuole, ad esempio sono già diversi anni che portiamo avanti i discorsi anche nei PCTO scolastici, che oltre alle attività ordinarie che la scuola può somministrare ai propri alunni, si sta cominciando a parlare anche di sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione civile. Quindi queste, soprattutto i ragazzi, per la prima volta l'anno scorso con i pullman siamo riusciti, con gli autobus siamo riusciti a portarli nella nostra sede e fare un'esercitazione nella nostra struttura, quindi con il coinvolgimento del comune di Ariano Irpino, e quindi ecco che diventa fondamentale la partecipazione anche degli enti e la collaborazione per queste
per avere un risultato, ecco, di, nei confronti della, della cittadinanza. E noi stiamo vedendo le immagini, però abbiamo due volontari oggi e vorrei anche ascoltare la loro storia, raccontare come si sono avvicinati alla protezione civile. Prima abbiamo visto delle immagini che il campo è dedicato proprio a giovanissimi. C'è chi però, come voi, decide poi di scendere in campo fattivamente, pur essendo giovanissimi. Chi mi racconta da quanto tempo partecipate come volontari alla protezione civile? Partecipiamo dal 6 settembre. Quindi da pochissimo? Sì, da pochissimo, ci siamo avvicinati da poco, però come associazione appunto è un'associazione molto valida. Ci occupiamo appunto di varie mansioni, che sarebbero appunto il banco alimentare, altre mansioni, come la protezione civile per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione. Francesco, e tu anche tu dal 6, dal 6 settembre? 6 settembre, sì, sì, sì. Diciamo che io mi occupo di più su, anche sulla progettazione europea, che è un progetto che chiama, reclutiamo alcuni ragazzi della, dell'Unione Europea. Una, per esempio adesso stiamo facendo per 10 ragazzi di alcuni paesi della comunità europea per farli venire qui da noi e farli fare le nostre attività. Per una quindicina di giorni, un mese, dormiranno nella nostra sede, mangeranno nella nostra sede, che comunque è una sede grande e può accogliere anche tante persone, tanti ragazzi. E poi mi raccontavi del banco alimentare, perché non dimentichiamo anche questo aspetto, stare a fianco di chi è in difficoltà, al di là di quelli che possono essere i grandi eventi. Sì. Come si svolge il banco alimentare? Tu che ruolo svolgi? Diciamo che le mansioni sono, diciamo, molteplici. Diciamo che alcuni giorni facciamo alcune cose per quanto riguarda il banco alimentare, appunto andiamo a prendere le provviste e diciamo poi facciamo il pacco alimentare e diciamo che poi passano le persone in sede a ritirarlo, alcune volte andiamo noi per quanto riguarda appunto le persone invalidi, disabili e appunto non possono appunto diciamo raggiungere la sede e andiamo appunto noi con i vari mezzi. Io devo fare una pausa pubblicitaria, però visto che sono pochi mesi che fate i volontari, come definireste questa esperienza? È una bella esperienza che consiglierei di fare a tutti i ragazzi che hanno del tempo libero e che vogliono impegnarsi. Ti stimola molto. Io dico formativa, molto formativa. Formativa. Che bello, allora facciamo una breve pausa, era bello anche, visto che spesso Francesco abbiamo parlato, no, del ruolo dei volontari, di chi quotidianamente scende in campo, era bello ascoltare la testimonianza di due giovanissimi che da poco si sono avvicinati più a questo. I più giovani. Allora, saranno con noi ancora dopo la pubblicità, ora ci fermiamo un po', ci vediamo tra pochissimo. Eccoci tornati in diretta con Campania Live, questa mattina spazio ai volontari della protezione civile, abbiamo con noi Francesco Giacobbe, storico volontario della protezione civile di Flumeri, nonché della rete 2020, rete Campania 2020, due giovanissimi volontari che ci hanno raccontato di essere entrati a far parte, pensate, solo da settembre della protezione civile, ma già hanno partecipato al grande evento di Sant'Angelo alle Lombardi, ma soprattutto il 16 novembre avete partecipato per tutta la giornata alla raccolta per il banco alimentare. Come è andata? Beh, diciamo che la gente comunque si vede che vuole aiutare, vuole dare una mano. Infatti noi siamo stati lì dalla mattina alle 8 all'apertura del supermercato fino alle 5, alle 6 la sera e comunque abbiamo raccolto del materiale, cioè delle provviste che poi serviranno per queste persone che si trovano in un momento di difficoltà e comunque la gente appunto ha aiutato, ha dato una mano, ci ha fornito degli alimenti. Un lato bello da raccontare è la partecipazione delle persone che se coinvolte partecipano con entusiasmo. Gerardo, tu ti occupi proprio del banco alimentare, sì, dicevi anche a domicilio, che è una cosa da far sapere a chi magari dovesse essere in difficoltà e pensa di non potervi raggiungere, voi vi occupate anche della consegna a domicilio. Certo. Sì, certamente, per le persone appunto che non possono raggiungere la sede, ovviamente noi mettiamo a disposizione i mezzi e appunto andiamo noi a casa a ritirare il pacco, ovviamente. Poi ci stanno comunque le persone che per timidezza o per vergogna, diciamo che lo rifiutano il pacco. E questa qua diciamo che è una cosa che fa stringere anche il cuore
Infatti la giornata del 16 è stata appunto una giornata molto intensiva, siamo andati, come ha detto il mio assistito Francesco, siamo andati dalla mattina fino al pomeriggio e diciamo come giornata è stata molto impegnativa, abbiamo raccolto molti alimenti che vanno appunto dall'infanzia a viveri quotidiani come appunto la pasta, passata di pomodoro eccetera. Però comunque ci sta sempre la persona che appunto si tira indietro per quanto riguarda appunto aiutare il prossimo eccetera. Infatti però abbiamo possiamo dire oggi voi avete sperimentato anche il lato bello della grande partecipazione, anche Gerardo, Francesco ci raccontavano delle persone che vogliono, se coinvolte, fare qualcosa. Sì. Avete partecipato però in questi giorni anche degli eventi importanti, nazionali, prima abbiamo parlato della grande esercitazione che c'è stata a Sant'Angelo dei Lombardi, alla presenza di due ministri, è stata l'occasione per voi di, vi è stato raccontato qualcosa che fortunatamente non avete vissuto, il terremoto dell'80, un terremoto ricordato proprio nel segno della prevenzione. Francesco Giacobbe in apertura ci ha detto ora ci saranno gli aggiornamenti dei piani, lavoriamo affinché non solo ci sia l'aggiornamento, ecco stiamo vedendo le immagini Francesco. Sì, questi sono il dirigente generale e la nostra dirigente, la dottoressa Campobasso, il sindaco di Sant'Angelo. E poi tutte le forze, perché ricordiamo che la protezione civile è una delle prerogative nazionali, è quella di mettere insieme tutte le forze per poter contribuire alla buona riuscita di un evento, sia di un grande evento pacifico, ma anche di un grande evento emergenziale. Tant'è che questa è stata la grande iniziativa che è partita con Guido Bertolaso e poi si è man mano perfezionato il sistema dove... Qui vediamo il ministro Piantedosi con l'altro ministro Musumeci, ministro della protezione civile, quindi ricordiamo anche questa è un'altra iniziativa importante da parte del governo, un segno importante, cioè portare una figura anche all'interno politico della protezione civile, che prima c'era la presidenza del Consiglio e il direttore della protezione civile, oggi abbiamo anche un ministro, quindi abbiamo anche un peso politico rappresentativo all'interno del governo. Ed è anche una persona che si è avvicinata a noi, il ministro voleva sapere, era curioso di conoscere come facevamo, queste sempre sono gli stand dell'attività Io Non Rischio che viene svolta nelle piazze di ogni comune per portare a conoscenza dei cittadini con degli opuscoli dedicati dei rischi che ci possono essere, con dei consigli, cioè c'è l'allerta arancione. Nell'opuscolo c'è scritto cosa fa, a chi rivolgersi e soprattutto c'è una nota importante di verificare il piano comunale di protezione civile. Quindi questo opuscolo non ha senso se non c'è il piano comunale divulgato alla popolazione. Quindi ogni piano comunale deve avere il suo bello opuscolo, oppure alcuni comuni hanno fatto l'app. Però io dico sempre, noi abbiamo una popolazione molto anziana, addirittura vecchia, quindi con persone che arrivano sotto i 100 anni. Come facciamo a quella persona se non gli diamo un opuscolo con delle immagini, con la foto della piazza dove deve andare fisicamente, la strada che accede a quella piazza? Io non voglio con questo dire che presso il mio comune a Flumeri abbiamo fatto un lavoro eccellente, perché ovviamente il sindaco mi ha dato, tra virgolette, dico sempre, carta bianca, nel senso dice Francesco dobbiamo portarlo nelle case delle persone. Allora innanzitutto in ogni piazza c'è un cartello gigante dove sopra ci sono scritte tutte le strade che affluiscono in quel centro. Quindi anche se uno non ha l'opuscolo a portata di mano, legge Vico De Angelis, vado, devo andare in piazza Mercato. Prevenzione ma anche informazione, i due temi centrali per voi. Il piano comunale deve essere basato su questo. Io credo che il direttore generale non cambierà le linee che c'erano già nel 2015, che erano eccezionali, perché erano tre punti fondamentali. Oltre alla progettazione c'era la divulgazione e c'era pure le attrezzature per i gruppi comunali di protezione civile. C'è l'acquisto di radio, fondamentale, perché il problema anche oggi è questo, cade la linea telefonica. Sappiamo chi va in questi centri per fare la comunicazione, in teoria lo sappiamo che sarebbero l'associazione radioamatori, ma abbiamo fatto un'esercitazione, l'ultima fu fatta nel 2021, Irpinia 21, che fu organizzata dalla prefettura di Avellino, ma da allora
non si è fatto più nulla, quindi a livello di esercitazione radio. Quindi per dire il COM di Vallata, faccio un esempio, dove apparteniamo anche noi che siamo diciamo di Flumeri come paese, faccio un esempio, però vale per tutte le province, almeno che un cittadino sappia anche qual è il centro operativo misto, quindi che raccoglie tutti i COC, i centri operativi comunali. Quindi il vostro è un appello anche ai cittadini proprio, informatevi, non solo se vi arriva l'opuscolo, fondamentale che tutte le istituzioni, le parti preposte vi si impegnino a comunicare il piano e cosa fare, però poi al cittadino informatevi. Una cosa che mi hai raccontato quando ci siamo confrontati anche rispetto a questa puntata, mi dicevi, è fondamentale parlarne quando tutto va bene. Esatto, questo è il momento giusto per poterne parlare. Cioè in questi momenti qua poterne parlare. Oggi lo facciamo già nelle scuole. Molti opuscoli sono arrivati nelle case delle persone attraverso i bambini. Perché il bambino, l'opuscolo, lo legge, è curioso, lo vede. Vede la foto della piazza vicino casa sua. Vede la foto della vignetta che abbiamo realizzato simpatica all'interno. Perché poi abbiamo anche creato un personaggio. Perché in questo opuscolo c'è un personaggio, questo snorchino verde, questo mostriciattolo che abbiamo fatto creare apposta da un grafico, ma tutto questo messo a disposizione gratuitamente, il grafico l'ha fatto gratuitamente, abbiamo creato questo personaggio che accompagna, diciamo figurativamente, i cittadini a queste informazioni. Quindi c'è la neve, abbiamo predisposto che in base all'altitudine del paese, chi sta più in alto deve avere la priorità del sale rispetto a chi sta in basso. Quindi il piano è molto molto dettagliato, però resta ancora troppo segregato nel cassetto del sindaco e deve essere di nuovo riportato in mano al cittadino. Tant'è che il motivo per cui stiamo vedendo nelle scorse settimane, al di là del grande evento, come l'abbiamo detto assolutamente a Sant'Angelo dei Lombardi, in ricordo della tragedia, del tragico terremoto dell'80, abbiamo visto, potremo vedere anche adesso le immagini del grande evento che si è svolto a Montesarchio, in provincia di Benevento, il comune più grande della provincia sannita. Io ne menziono solo alcuni, ma ovviamente questo vale ovunque, la prevenzione, l'informazione rispetto ai grandi eventi è fondamentale ovunque. Esatto, nel caso specifico di Montesarchio è stato svolto proprio una comunicazione radio, quindi si è fatta un'esercitazione per testare anche le telecomunicazioni con i punti più remoti della provincia di Benevento, perché Benevento come Avellino hanno purtroppo una conformazione geografica molto particolare, ma anche molto difficile. Cioè, immagino Benevento collegare Vitulano con la zona di Morcone, c'è una montagna di mezzo, come si fa? E allora ecco che bisogna testare le comunicazioni, che restano la base fondamentale, quello che è mancato purtroppo nell'Irpinia. Cioè non torniamo al terremoto dell'80, non ci facciamo trovare impreparati, perché oggi abbiamo questa grande macchina, ma il problema è che non la testiamo sul territorio. Quindi l'invito è a testarla sempre, perché la prevenzione resta il vostro diciamo il vostro obiettivo quotidiano, sempre, come mi sottolineavi, non quando c'è l'emergenza ma quando si sta tranquilli. È fondamentale far conoscere alle persone, ecco il motivo anche dell'importanza di ricordare, evidenziato l'importanza della presenza di due ministri nel territorio irpino proprio in occasione di questo grande evento, ma come negli altri eventi il coinvolgimento della popolazione. Però io sono curiosa di sentirli questi due volontari, perché loro, dovete sapere, che poi lavorano quotidianamente, diventano la parte fondamentale, tanti gli esperti ovviamente che scendono in campo, ma diventano la parte fondamentale. Avete trascorso una giornata intera per la raccolta alimentare, avete partecipato alle esercitazioni durante la cerimonia in Irpinia. Sì, ma anche a grandi eventi, abbiamo preso parte anche a grandi eventi a livello di manifestazioni. Sì. Loro sono venuti, abbiamo fatto l'addestramento antincendio con loro, quindi abbiamo fatto il campo scuola con i bambini, quindi hanno avuto già questo, non voglio parlare sempre. Com'è stato il campo scuola con i bimbi? L'abbiamo detto, i bambini sono i più bravi, addirittura ci raccontava Francesco degli opuscoli nelle famiglie sono arrivati grazie ai bimbi. Sì. Della scuola. Sì, ma diciamo che i bambini, noi oltre al campo scuola abbiamo alcune volte, quando c'è bisogno appunto e ci chiamano, dobbiamo anche fare il servizio aiuto navetta, quindi andarli a prendere semmai con il pullman dalle loro case, portarli a scuola e poi dalla scuola il pomeriggio poi riportarli di nuovo a casa.
Diciamo che stare a contatto con i bambini è una bella esperienza, è divertente, e ti fa crescere, ti fa anche stare, diciamo, a contatto con le altre persone, perché tu non sei poi solo a contatto con i bambini, sei anche a contatto con i genitori di questi bambini, perché comunque loro scendendo dalla navetta tu li devi accompagnare proprio davanti la loro casa. Quindi è un'esperienza bella. Ma voi alternate già lo studio al ruolo di volontari? Sì. Io per esempio studio scienze motorie, la magistrale. Diciamo che riesco bene ad alternare sia lo studio che, diciamo, il lavoro. Mi trovo bene. E anche tu, Gerardo? Sì, la stessa cosa vale per me. Io studio scienze della nutrizione umana, mi sono laureato a breve e, diciamo, sto facendo anche per quanto riguarda il tirocinio, eccetera. Quindi, diciamo che la mattina sono impegnato con la protezione civile e poi il pomeriggio studio. Questo perché? Perché a volte il tempo libero in fondo non c'è, lo diciamo tra virgolette, però chi decide di avvicinarsi ad un'associazione di volontariato, ricordiamo che fate parte anche del CESVOLAB Irpinia Sannio con 300 associazioni, poi in qualche modo si impara pure a ritagliarselo il tempo. Sì. Diciamo che una giornata è composta da 24 ore, però se uno vuole e ha le opportunità, ci sono di fare questo servizio di volontariato, cioè per tutti. Tempo si trova. Ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci tornati in diretta. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico per pochi secondi, ma è il bello della diretta. Stavamo parlando della sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo per dirvi che Francesco Giacobbe della Protezione Civile di Flumeri è anche un esperto e tornerà con noi, ne parleremo, perché è giusto anche in quel campo dare le informazioni necessarie che tutti un po' dovremmo sapere. Esatto, anche alla luce delle ultime esperienze al Ministero della Salute a Roma, con una formazione di 3 giorni, ne avremo da parlarne. Assolutamente. Allora grazie a Francesco Giacobbe per essere stato con noi. Grazie a voi e saluto tutti i telespettatori. Grazie. E io voglio salutare e ringraziare i nostri giovanissimi volontari che oggi sono venuti in studio in modo così carino, con il sorriso, a raccontarci un'esperienza che per loro è iniziata a settembre dello scorso anno, che ci auguriamo possa proseguire. Francesco ci diceva sono 32 anni, io non lo so se per voi sarà così, ma che portano avanti alternandola all'impegno per lo studio. Quindi grazie a Gerardo Andreottola e Francesco Pio Del Vecchio. Grazie a voi. Ed ora cambiamo completamente argomento con la rubrica dedicata ai libri. Ed ecco noi in collegamento da Napoli la scrittrice Nunzia Mazzei. È qui per parlarci del suo secondo romanzo, Solo 10 minuti, prometto. Nunzia, innanzitutto ben trovata. Buongiorno, grazie per l'invito. È un romanzo, la tua seconda opera, ma affronta un tema importante, delicatissimo. Ne parliamo in questa settimana perché non a caso è stata celebrata lunedì la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Come nasce questo romanzo? Ovviamente non anticipiamo troppo, ma io ho già detto che affronta un tema delicato. Sì, io ho scritto questo romanzo prima di tutto per indagare su quello che è l'errore che secondo me tutti quanti almeno una volta abbiamo commesso, cioè di pensare alla libertà dell'altra persona, del nostro partner, della nostra partner, come qualcosa che sia deleterio, qualcosa di una rovina, insomma, una rovina dell'altra persona. E mi sembrava giusto affrontare questa tematica perché è un tema molto attuale, qualcosa che ci riguarda tutti, e quindi ho scritto una storia mettendomi nei panni di un uomo, quindi del personaggio principale che è un protagonista uomo, appunto, tentando di indagare un po' tutti quelli che erano i meccanismi psicologici, tutti i suoi sentimenti. È una storia, naturalmente ho inventato, insomma, tutta la trama. Filippo gestisce un giro di prostituzione di notte e di giorno lavora in banca, quindi ha questo doppio lavoro, ma doppio come doppia la sua personalità. Quindi un punto su cui volevo soffermarmi, proprio sulla doppiezza dell'essere umano. E un romanzo è proprio, diciamo, ci dà in maniera autentica ed efficace, ci rivela tutte quelle che sono le complessità umane. E quindi ho provato a fare questo tipo di lavoro.
un lavoro, abbiamo detto, romanzo, però in qualche modo vai ad indagare sui sentimenti anche. Sì, soprattutto sui sentimenti. È un romanzo molto introspettivo e mettersi nei panni di un personaggio, se diciamo che è anche rischioso per chi lo scrive il romanzo, ma anche per chi lo legge, perché si rischia di empatizzare troppo con il personaggio e di vedere anche il mondo e le cose attraverso i suoi occhi. Però era giusto fare questo tipo di indagine proprio per dare la possibilità ai lettori di avere percezione dei loro sentimenti, delle sensazioni che si provano. Filippo, per esempio, è un personaggio tormentato, è complicato, è uno che non gestisce la rabbia, per esempio, ha la mania del controllo. Tutte tematiche che oggi mi sembrava opportuno affrontare, e l'ho fatto attraverso il mio strumento, attraverso la scrittura. In questi giorni sei impegnato ovviamente nella presentazione del libro, hai già avuto modo di incontrare tanti lettori, tante lettrici, come è stato il confronto? È bello, commovente in certi casi, quando ho avuto modo di sentire i giovani, i ragazzi di una scuola che avevano letto il mio libro e si sono avvicinati a me per dirmi quello che avevano provato, quanto il mio libro avesse lasciato in loro, e quindi mi sono veramente arricchita in questo confronto. E poi sto avendo modo di conoscere anche tante persone che lo hanno letto, che sono adulti, molti inviti ho ricevuto proprio perché probabilmente è arrivato il messaggio, insomma, quello che io volevo tramandare forse sta facendo il suo percorso, diciamo, in maniera giusta. Anzi, io direi che proprio ho avuto come se in questi giorni, come se avessi avuto la consapevolezza che quello che ho fatto è stata una cosa giusta, è stata una cosa che andava fatta, perché ho ricevuto molti inviti ancora, ho altre presentazioni nei prossimi giorni, anche a gennaio probabilmente, e quindi vuol dire che il libro sta funzionando. Quando lo hai immaginato, avevi già pensato di presentarlo proprio in questa settimana? No, perché io ho cominciato a scriverlo l'anno scorso, veramente in questo periodo che era novembre ho cominciato a pensare questa storia, a elaborarla, ok, scusate, e poi da gennaio ho cominciato a scriverla ed è uscito a giugno ed è capitato per una serie di coincidenze, va bene, perché è stato letto, sono stata invitata durante questa settimana perché, come ho detto, tratta proprio il tema della violenza. E oggi mi pare di capire anche in maniera diversa, proprio con il confronto che sto facendo con esperti, anche perché ieri mattina sono stata a un convegno alla Partenope, all'Università di Napoli, dove ho avuto occasione di ascoltare esperti, ma tanti punti di vista, da quello medico a quello del giornalista, a quello dello psicologo, quindi mi sono confrontata con figure esperte che indagano, che lavorano in questo senso, e mi pare di aver capito molte altre cose che finora forse non avevo ancora la percezione, soprattutto del lavoro che bisogna fare. Bisogna veramente lavorare tanto, sostenere le vittime, incrementare servizi, supporti, sportelli, quanto più si può fare si deve, perché è necessario. E allora grazie Annunzia Mazzei per essere stata con noi. Grazie a te, Imma. Buona giornata a tutti. Grazie Annunzia Mazzei, e noi da Napoli andiamo a Caserta, perché come ci siamo impegnati già lunedì, lo abbiamo detto, è un tema di cui parleremo spesso, non solo a novembre, ma durante tutto l'anno. Però proprio questa settimana tanti gli eventi che si stanno svolgendo. Andiamo adesso, come vi dicevo, a Caserta, all'Università Vanvitelli, che ha celebrato con una serie di iniziative la giornata contro la violenza sulle donne. Noi dobbiamo sempre tentare di intercettare gli elementi positivi. Sul territorio di Caserta e della provincia di Caserta sono tanti i segnali positivi che io come questore ho ricevuto e raccolgo. I casi sono in aumento purtroppo, però questo dato non va letto con la freddezza della statistica. Vogliamo ricavare da questa informazione anche l'auspicio, la speranza che le persone che hanno bisogno di denunciare credono nelle forze di polizia. Ora, il problema della violenza di genere è un problema non solo nella provincia di Caserta, ma in tutta Italia
diffuso. Lo dimostrano appunto i dati che pervengono quotidianamente, e la cosa che maggiormente allarma me per quanto di competenza è che questo è un fenomeno molto diffuso anche tra i giovani. Si parla infatti di teen dating violence, perché si stima che una ragazza su quattro nell'età compresa tra i 15 e i 19 anni a livello mondiale è stata vittima di violenza, e per lo più questa violenza deriva dai propri coetanei. Quindi la peculiarità della violenza tra i giovani, a differenza di quella tra gli adulti, risiede proprio nella minore consapevolezza che hanno i giovani, per gli adolescenti è normale che per esempio al partner si inibisca di vestirsi in un determinato modo, si inibiscano a determinate frequentazioni, oppure si condividano le password. Non viene considerato questo un segno di violenza, piuttosto viene considerato un pegno d'amore, e quindi il problema tra i giovani va affrontato con le dovute cautele. L'attività di oggi rientra nell'ambito di una collaborazione, di una partnership che abbiamo realizzato con la Polizia di Stato, che non è limitata semplicemente alla violenza di genere, ma rientra nell'ambito delle complessive attività che devono essere realizzate per reprimere ogni forma di violenza. Oggi parleremo della violenza di genere, lo faremo con l'Ufficio Scolastico Provinciale, lo faremo con i dirigenti dei singoli istituti, per fare in maniera tale che quel protocollo di legalità che è stato stipulato tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero degli Interni, volto a catalizzare forme educative rispetto di contrasto rispetto a questo fenomeno, possano trovare anche nell'università un attore, insomma, di grande rilievo, e che può supportare nelle dinamiche successive anche alla scuola media superiore questo tipo di impostazione che riguarda l'uomo, riguarda le modalità con cui l'uomo si approccia rispetto alla donna, che non risultano essere ancora paritarie. Cambiamo ora completamente argomento. Vi ho detto in apertura di questa puntata, oggi spazio anche alla musica e alla cultura, due temi centrali domenica al Teatro Romano di Benevento. Come sapete, ogni prima domenica del mese torna l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che consente l'ingresso gratuito nei siti e nei parchi archeologici statali. Ebbene, a Benevento, al Teatro Romano, ormai da tempo viene proposto un format che consente, in occasione delle aperture gratuite, di raccontare anche un territorio. Domenica prossima si racconterà Molinara e la storica banda musicale di Molinara. Noi ne parliamo con il sindaco Giuseppe Addabbo. Salve, buongiorno. Ben trovato. Grazie. E con il direttore emerito del Teatro Romano di Benevento, Ferdinando Creta. Grazie per l'invito. E allora partiamo subito da questo format che ormai prosegue da tempo. Io dicevo, il teatro, in occasione delle aperture gratuite, consente ai visitatori di conoscere un territorio per quelle che sono le sue peculiarità, le sue eccellenze. Domenica prossima spazio alla musica. Ma sì, il teatro è un luogo di cultura. Con la riforma, l'ultima riforma, quella che porta il nome di Franceschini, i musei rappresentano l'elemento identitario del territorio, per cui in qualche modo esprimono il territorio, e essendo luogo di cultura non possono che dare spazio alla cultura del territorio e agli elementi identitari del territorio. Quando sono arrivato a Benevento nel 2018 a dirigere il Teatro Romano, oggi lo dirige il mio collega architetto Giacomo Francese, egregiamente, con il quale sto dando ancora una mano, sto collaborando, ci siamo inventati questa apertura del teatro a tutte le iniziative culturali,
è venuta fuori questa idea di rappresentare all'interno del teatro e di presentare ai visitatori, soprattutto in questi momenti di maggiore afflusso, cioè le domeniche gratuite, la storia dei vari borghi, dei vari centri del territorio sannita. L'abbiamo fatti per il passato Montesarchio, Castelvenere, altri centri. In questa circostanza era da tempo che con il sindaco Giuseppe Abbate a Dabbo si stava ragionando per portare Molinare. Devo dire la verità che la scelta dei centri era anche sempre individuata attraverso l'ipotesi che il centro esprimesse anche la banda musicale, oltre a buoni prodotti enogastronomici e chiaramente ad una storia interessante. E sindaco, lo raccontiamo per chi ci segue oltre i confini della provincia di Benevento, che Molinara ha una storia musicale importante. È vero, Molinara ha una tradizione centenaria per quanto riguarda la banda musicale, e, agli inizi del Novecento. E, è stata sempre una grande tradizione, grande aggregazione, e, tra l'altro nella zona del Fortore e del Tammaro Molinara è riconosciuta come il paese della musica e noi ci fregiamo di questa bellissima nomea, perché sono stati veramente tanti i cittadini di Molinara che hanno frequentato la banda musicale. Non a caso qualche mese fa abbiamo intitolato una piazza a un grande maestro, il maestro Cirocco Carmelo, che ha allevato centinaia di allievi e oggi la banda musicale, almeno 10 componenti vengono da quella scuola. Quindi il maestro Cirocco Carmelo ha smesso, diciamo, nel 85. Questo per dire, diciamo, la grande passione che c'è. Tanti ragazzi si avvicinano, non solo di Molinara, ma anche dei paesi limitrofi. E io, la mattina che abbiamo intitolato questa piazza a Carmelo Cirocco, rispetto al rapporto banda-comunità, ho detto: è cultura la musica a Molinara, ed è cultura proprio quando ti rendi conto che negli anni passati, in modo particolare, quasi tutti i ragazzi avevano uno strumento e suonavano nella banda. E allora là ti rendi conto quanto la passione per la musica ha inciso nella nostra comunità. Un luogo culturale d'eccellenza per raccontare la cultura dei territori della provincia sannita. Come si svolgerà domenica la giornata al Teatro Romano? Ma continuo nel discorso che avevo fatto in premessa. Non serve solamente presentare la storia di una comunità o delle comunità, ma è anche favorire il processo delle comunità che vanno a conoscere la propria storia, cioè la storia romana di questo territorio. E il Teatro Romano rappresenta un po' la nostra storia del primo secolo, secondo secolo dopo Cristo, che spesso è ignorata io ho raccontato questa emittente anche in altre circostanze, che molto spesso si va a Roma a vedere il Colosseo e non si sa che a Benevento c'è evidentemente uno straordinario teatro, o il Teatro di Marcello a Roma, e non si sa che a Benevento c'è uno straordinario teatro e c'è un anfiteatro che per il passato ha vissuto momenti anche di confusione tra le due cose. Il Teatro Romano era definito anfiteatro. Nella sostanza noi abbiamo sia il teatro che l'anfiteatro, solamente che il teatro è più vissuto, soprattutto da quando è passato a far parte della rete museale regionale, che oggi è diretta dal direttore generale Massimo Sanna e dall'archeologa straordinaria dottoressa Luana Tonioli. Devo dire che i molinaresi domenica, perché la banda e il sindaco che guiderà, sfilerà davanti alla banda domenica. Ma che non suonerà nessuno. Ma che non suonerà. Io già stavo per chiedergli, scusatemi, possiamo? L'ipotesi è che accompagneranno il sindaco e la banda al Teatro Romano molti molinaresi, per cui è anche l'occasione per offrire ai molinaresi la conoscenza del Teatro Romano e della storia romana di Benevento e del Sannio. Allora, lo sviluppo del programma, cioè c'era un raduno alle 10 alla Rocca dei Rettori, sotto la Rocca dei Rettori,
la band, accompagnata dal sindaco e da tutti coloro i quali sfideranno lungo Corso Garibaldi, scenderanno per il Triggio e andranno al Teatro Romano, dove si esibiranno in un concerto di brani importanti. Dopodiché la Proloco ha organizzato con aziende locali la possibilità di degustare i prodotti d'eccellenza di Molinara, cioè l'olio e il vino, per cui avremo olio su bruschette e vino di straordinaria qualità, che saranno offerte ai visitatori o a coloro i quali parteciperanno a questo evento. Quindi con una fava due piccioni. Si può degustare un prodotto di eccellenza, si può godere di musica, ma si può anche approfittare per fare una visita al Teatro Romano. Sindaco, possiamo dire che coinvolgerete l'intero centro storico di Benevento in occasione di Domenica al Museo? Quasi, sì. Ecco. È un modo come un altro anche per far interagire i piccoli borghi con il capoluogo. Per cui Benevento... Quanti beneventani sanno che Molinara ha una band? Sì, forse. Quanti hanno goduto delle armonie di questa band? Non molti. Sarà l'occasione anche per fare questo. Per cui c'è anche uno scambio di conoscenze. Assolutamente, che poi sarà possibile mostrare anche tanti turisti che è sempre che troviamo al Teatro Romano, Sindaco. Beh, una cosa, io rispetto a quello che dice Ferdinando, che ci siamo capiti subito con Ferdinando Creta, è una grande opportunità, perché io credo questo: quando una capoluogo di provincia, con tutte le sue bellezze del patrimonio artistico, architettonico, con la sua storia, si apre al territorio, cioè c'è uno scambio, un connubio, per cui Molinara che viene a Benevento viene con la sua banda, per cui quell'elemento che rappresenta sempre per la nostra comunità compagnia, felicità, perché arricchisce sempre le nostre feste e quindi... Scusami, mi fai ringraziare, approfitto per ringraziare il responsabile della Polizia Locale di Benevento e l'amministrazione comunale, il sindaco Clemente Mastella, per l'autorizzazione a sfilare lungo il corso e arrivare al teatro. C'è stata massima disponibilità. Quindi questo, ecco, questo incontro viene il paese, oltre alla banda verranno cittadini, proprio per conoscere la storia di Benevento, frequentare, vedere il Teatro Romano, altre bellezze, perché come diceva Ferdinando, è così, noi viviamo in una società dove pensiamo di guardare sempre oltre e non ci rendiamo conto che magari noi viviamo o davanti a noi ci stanno delle bellezze che non conosciamo. Allora io credo che è questo l'intento della giornata, è questa la straordinaria gestione che Ferdinando sta facendo del Teatro Romano di Benevento ed è quello il mio auspicio. Ecco, io quando con i continui contatti con il presidente del Benevento Calcio, con le istituzioni beneventane, la provincia, il comune di Benevento, è importante aprirsi, perché io credo questo, Ferdinando, la vita è relazione, altrimenti non è vita. No, ma nella storia il teatro aveva questo, il teatro nell'antichità aveva questa funzione, era luogo di incontro, luogo di cultura ed era un luogo aperto, cioè infatti l'architettura si apriva alla città, all'architettura della città, quindi il luogo aperto dove si viveva. Poi a un certo punto è diventata area archeologica con tutti i lacci e lacciuoli di una tutela a volte mal interpretata, a volte esagerata, esasperata, a volte evidentemente con qualche criticità. Aprirsi, come dicevamo, il teatro ormai da alcuni anni effettivamente è diventato, se ne sono appropriati i beneventani, è diventato centrale nella vita dei beneventani e di chi viene a Benevento e soprattutto è ritornato ad essere, a svolgere la funzione che svolgeva quando è nato, quando è stato concepito.
Prego, Sindaco, domenica possiamo dire arriva la banda di Molinara, sfila per tutto il centro storico di Benevento, raggiunge il Teatro Ruamano, luogo simbolo, cioè giornata di festa. E porterà in dote anche quelle che sono due prelibatezze di Molinara, e cioè l'olio d'ortice e il vino. Molinara, devo dire, è un territorio prettamente agricolo, noi abbiamo anche un bel centro industriale, ma è prettamente agricolo. Ci sono questi due prodotti che ci hanno sempre caratterizzato, l'olio e il vino. L'olio ha una storia, perché Molinara, quando la vediamo, ecco, da Benevento, vediamo questo paesino che praticamente l'uliveto secolare di Molinara fa da corona al paese, e quell'uliveto secolare dà un olio che è squisito. Sono piante di olive che diciamo risalgono agli anni il 600, il 700, quando gli angioini, gli aragonesi, non solo a Molinara ma anche Reino, Circello, tutta quella fascia del Fortore e del Tammaro, piantarono queste straordinarie piante. Per cui ecco, noi semplicemente con quella umiltà che caratterizza la mia comunità, perché io credo che ogni comunità ha dei tratti, nei nostri 78 paesi della provincia di Benevento ognuno si caratterizza e ognuno ha un tratto. Ecco, io, se devo dire del mio paese, è un paese accogliente, disponibile, aperto sempre a qualsiasi straniero viene nel nostro territorio, e di grande ospitalità. Per cui domenica saremo felici con la banda e ospitali portando olio e vino. Ma io vorrei aggiungere un'altra cosa, che facendo contento il soprattutto presidente, ha fatto felice me, ma penso che faccia contento a tutti i visitatori del teatro. Ma io poi voglio immaginare i turisti domenica che si ritroveranno vino, olio, bruschette con dell'olio di ortice, cioè qualcosa di spettacolare, una banda musicale che è una banda storica. Una banda storica, e questo volevo, stavo sottolineando, una banda storica particolare, perché in questa banda troviamo la tradizione ma anche l'innovazione. È una banda che non si caratterizza solamente per la capacità di eseguire marce, perché in genere le bande locali eseguivano le marce per le feste locali, per le processioni, queste cose. La banda di Molinara non esegue solamente marce, ma esegue anche brani di contemporaneità di altissimo livello, per cui ci saranno delle sorprese anche in questa direzione. Avremo una banda che tirerà fuori un repertorio gradevole, piacevole e entusiasmante. Io colgo l'occasione, sulle parole che dice Ferdinando, di ringraziare innanzitutto chi rappresenta la banda, la presidente, la dottoressa Nicoletta Copt, il maestro Rocco Baldino. Tra l'altro voglio sottolineare che ecco, questo da molti anni, da quando sono sindaco del paese, dal 2012, ogni Natale, ogni festività di San Rocco, la festività di San Rocco, il Santo Patrono, viene preceduta da un concerto della banda musicale di Molinara. Quindi, proprio per rafforzare quello che diceva Ferdinando, è una banda che non tratta solamente le marcette, ma tratta anche una musica più impegnativa, contemporanea, di ricerca. E questo credo che è un grande pregio. È un'eccellenza. È un'eccellenza. Come l'olio e il vino di Molinara. E tra l'altro voglio dire, Ferdinando, che io non posso suonare Imma, perché sono negato. E c'è una particolarità. Vedi, noi non te l'avevamo chiesto, Sindaco, no, però hai scelto tu di raccontarlo. Due cose caratterizzano molto Molinara: la pallavolo nello sport, e io non ho mai giocato a pallavolo, tutt'altro. Mi piace molto la pallacanestro. E la musica, la banda musicale. Talmente non so suonare che alle scuole medie, quando poi si faceva il concertino di fine anno, io non sapevo suonare né la diamonica né il flauto. Presa dall'isteria, la professoressa di musica mi fece fare un triangolino e disse: a Dabbo, tu puoi suonare il triangolino. Che è importante in certe esibizioni, in certe esecuzioni.
Per fortuna che abbiamo anche Ferdinando che trova quindi il modo di raccontare, però il sindaco ha voluto raccontare come... Assolutamente, ma con autoironia hai raccontato come chi vive il territorio non saper suonare diventa poi qualcosa di importante che tu ricordi in maniera così forte. Per l'occasione voglio ricordare una cosa, che questo territorio, il territorio Sannita, gode della presenza di tante bande. Questa di Molinari è un'eccellenza, ce ne stanno tante altre, anzi in qualche paese ce ne stanno anche due. Cioè, faccio un esempio, per esempio Montesarchio e Feicchio hanno due bande. Quindi, per alcuni anni anche Molinari. Anche Molinari, voglio dire. Ma la cosa importante è che sicuramente questi maestri storici hanno consentito la crescita dell'educazione musicale, non tanto le scuole, perché nelle scuole l'educazione musicale è molto limitata a poche ore, ma questi maestri locali, questi maestri delle bande locali hanno favorito il processo di crescita nell'educazione musicale dei nostri giovani. Poi è venuto fuori il conservatorio e ultimamente i licei musicali, e Benevento oggi gode di una straordinaria struttura che è il liceo Guacci, liceo musicale Guacci, che in varie occasioni al Teatro Romano si sono esibiti, non ultimo lunedì in occasione della giornata internazionale per la violenza contro le donne, hanno tirato fuori un concerto, e in quella banda del liceo di musicale ci stanno alcuni giovani studenti che fanno parte della banda di Molinari, per cui li rivedrò dopo lunedì, li rivedrò domenica in questa banda. Tra l'altro voglio aggiungere che nel passato maestri tipo Carmelo Cirocco, il professore Rocco Cirocco, sindaco di Molinara. Io in modo particolare so la storia di questo Carmelo Cirocco, che si sacrificava anche economicamente, comprando gli strumenti a questi ragazzi, quindi togliendo i soldi alla propria famiglia pur di mantenere questa tradizione e di portarla avanti. Quindi questo ci deve far riflettere, soprattutto oggi, dove prima che come dire, iniziare un'attività chiediamo sempre la questione economica. Prima la questione economica non esisteva, esisteva la passione e quella si portava avanti. Allora, io devo dare la linea al TG, restiamo ancora, restate con noi qualche secondo, diamo la linea al TG, a Rossella Serenese, per le anticipazioni dell'edizione delle ore 14. Sì, buongiorno Imma, buongiorno ai telespettatori di Campania Live. Queste le anticipazioni del nostro telegiornale. A Caivano, via gli sgomberi, tra proteste e tensioni al Parco Verde per eseguire l'operazione disposta dalla Procura di Napoli Nord, sequestrati i primi 36 alloggi occupati abusivamente, ma sono complessivamente 252 i casi e 419 le persone indagate. La Meloni ha detto impegno mantenuto. Rita travolta e uccisa, non c'è stata giustizia. 8 anni all'automobilista ubriaco che causò la morte di Rita Granata a Napoli. La rabbia dei familiari, e sulle strade si continua a morire. In poche ore hanno perso la vita un 17enne di Marigliano e un 18enne di Mirabella e Clano. Piazzole come discariche, servono le telecamere. Lungo il raccordo Avellino-Salerno si ripropone la solita emergenza ambientale, le aree di sosta trasformate in mini discariche dagli automobilisti incivili, SOS dei sindacati all'ANAS. Senza le telecamere il problema non si risolverà mai. E poi la transizione energetica, De Luca rilancia la sfida, è un processo fondamentale per il territorio grazie all'intesa tra pubblico e privato per uno sviluppo sostenibile. Lo ha ribadito il governatore che ha visitato un'azienda salernitana confermando l'impegno della regione. Treni, la crociata di Mastella contro il caro biglietti, lettera del sindaco di Benevento ai vertici di Ferrovie Italo e al ministro Salvini per chiedere un piano che agevoli economicamente gli spostamenti in vista delle festività natalizie. Obiettivo: favorire i ricongiungimenti familiari.
Infine lo sport, Napoli contro il Toro, Kvara ci sarà dall'inizio. Nessun caso dopo la delusione per la sostituzione contro la Roma, il georgiano titolare contro il Torino. In Serie B, tifosi delusi, prevendita flop per Salernitana Carrarese. In Serie C, il Benevento ha incontrato lo sponsor, nell'Avellino c'è il dubbio Armellino. E questi sono i nostri titoli alle 2 puntuali su 8 Channel. Grazie Rossella Stranese. Torniamo in studio per pochi secondi. Voglio veramente salutare e ringraziare Ferdinando Creta e il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo. Ci hanno raccontato di questa bellissima iniziativa. Come sapete tutti, domenica, cioè domenica al museo, si entra gratis in tutti i siti e parchi archeologici statali del nostro paese. Da Benevento il Teatro Romano rilancia e quindi darà la possibilità di conoscere ancora una tradizione del territorio sannita con la banda musicale di Molinara, ma c'è di più che accade. Molinara coinvolge tutto il centro storico, si parte dalla Rocca. Alle 10 dalla Rocca si sfila lungo Corso Garibaldi, si scende per il Triggio e si arriva al teatro dove la banda si esibisce e dove poi Molinara, i suoi rappresentanti racconteranno ai visitatori la loro storia e dove poi noi, oltre al racconto, incasseremo un altro straordinario piacere, quello di degustare i prodotti di eccellenza di questa comunità, olio e vino. E allora grazie Ferdinando Creta, grazie Sindaco Addabbo. Grazie a te Imma. Io ringrazio voi, ci vediamo domani come sempre dalle 11.30 in diretta sul canale 16 con Campania Live.